Gli avevano detto che non esisteva nessuna pozione magica per sconfiggere la strega, però qualcosa che ne rallentava la devastante progressione c'era. Distruzione delle cellule, demenza degenerativa, Alzheimer, insomma. Un'unica cosa confortava Adriana: il silenzio. La sua bella casa luminosa con le ampie finestre che si affacciavano sul cielo di Roma, quasi sempre azzurro, da più di 30 anni era il suo porto d'arrivo dalle tournée. Il silenzio e la luce la rigeneravano, le davano la forza di andare avanti. Niente famiglia, affetti, amori, non che non ne avesse avute di storie, anzi, ma alla fine evaporavano nel nulla, tutte allo stesso modo. Meglio non andare oltre, non farsi del male, diceva lei all'amante di turno, e a quelli non sembrava vero, la prendevano in parola. Ora che di anni ne aveva 75, non c'era più bisogno di dire di fare niente. La bellezza non era svanita, era stata lavorata dal tempo. L'affascinante Liuba Andrievna Radevskaya del Giardino dei Ciliegi era ormai solo una sbiadita fotografia. Quando aveva valicato il confine tra l'essere sana o irrimediabilmente malata? Che personaggio stava interpretando quando, con un tremore alle gambe, si raccorda che dalle labbra non uscivano più le battute che recitava da anni? Non se lo ricordava. La stessa, i quadri alle pareti, subdola come un serpente nell'ombra, la strega va stirando la mia mente come un mattarello sulla pasta. Ma chi è questa? Sei tu, Adriana, Adriana, che ti sta succedendo? Devo fare in fretta. Devo agire subito. Subito. Prima che qualcuno si sente in dovere di appiopparmi una badante, no? Meglio morire in una clinica svizzera piuttosto. Sì, sì. Penserò io al mio futuro, no, non qualcun altro. Francesca. Mia vera amica di sempre, sì, Francesca, andrò da lei a Sant'Agata Feltria, sì. Lì da bambine stavamo sempre insieme, lei poi ha preso i voti, suora della congregazione dell'Annunciazione di Maria e ora dirige la casa di riposo per sole donne, proprio lì vicino a Sant'Agata, a Cadelvento, sull'Appennino romagnolo. Sì, sì, andrò da lei. Prima che la strega prenda il sopravvento. A Francesca dirò tutta la verità. E lei mi aiuterà, ne sono certa. Sant'Agata Feltria. La piazza. Davanti a me il Teatro Mariani. Una bomboniera settecentesca, 3 ordini di palchi. Non è cambiato niente in tutti questi anni. Neppure il bar, con i tavolini rotondi di ferro cromato. Qui è cominciato tutto. Qui sono nata, ho conosciuto il teatro. Papà mi portava a vedere le commedie, io piangevo dalla commozione.
Gli attori mi sembravano delle divinità. Ricordavo a memoria le battute di tutti. Era destino. Quell'autunno del 56, la compagnia doveva mettere in scena il giardino dei ciliegi. Ma la giovane Ania, la quindicenne, si era ammalata. Aveva una brutta influenza, quindi bisognava sostituirla dal mattino alla sera. E tra tutte le ragazze di Sant'Agata Feltre, a chi hanno scelto? Me. Adriana Gabbiadini! Un mondo nuovo si apriva ai miei occhi, bellissimo, inatteso. Chissà. Al bar c'è un solo cliente, un signore anziano che tra un tiro di toscano, un sorso di caffè, sta leggendo il resto del Carlino. Mi siedo non molto lontano, ordino un cappuccino e chiedo al barista informazioni. No signora, non ci sono taxi qui, ma se telefona alle suore sicuramente verranno a prenderla. Il lettore del Carlino, avendo sentito, mi avvicina. Si vuole un passaggio, sto andando proprio lì. Grazie. La vecchia Fiat Punto, dal colore indefinibile, si direbbe blu. Fatica su per i tornanti, ma lui guida con leggerezza. Ha più o meno la mia età. È in vacanza, chiede. Beh sì, diciamo così. E da dove viene, se non sono indiscreto? Da Roma, ma sono nata qui e sono andata via molto presto. Capisco, dice lui. Io mi chiamo Fiorenzo e vengo su 3 volte alla settimana. Sono il medico della struttura. E io Adriana, Non sono niente. Finalmente un viale sterrato, un parco secolare ed ecco la casa. Francesca, mi devi tenere qui, ma non per un po', per sempre. Pagherò la retta, non darò nessun disturbo. Vedi, dicono che ho l'Alzheimer, se non venivo subito forse non ti avrei più trovata. Ma starò veramente, non me ne andrò io di qui, non me ne voglio andare, ti prego, dimmi di sì. Guarda, non voglio più sentire nessuno, ho una casa a Roma che non mi serve più e qualche soldo in banca. Ti do tutto, ti cedo tutto, esistono le donazioni, fammi firmare il modulo, ma io di qui non me ne vado, anzi tieni anche il cellulare, non voglio più sentire nessuno. Francesca, dopo i primi abbracci calorosi e qualche titubanza, dice di sì e mi accompagna nell'unica stanza libera. Molto graziosa. Un pavimento di mattonelle bianche e nere, 2 letti con le fiancate alzabili, un piccolo armadio, una sedia, una poltroncina anni 70. Poi apre la finestra ed entra una luce meravigliosa, si vede tutto il parco, si vede da questo. Poi mi illustra le regole della casa. Colazione alle 8, pranzo alle 11.45, merenda alle 15.30, cena alle 18, rosario tutti i pomeriggi, la messa alle 7 sia al mattino che alla sera, invece la domenica alle 10. Poi conoscendoli si mette a ridere e dice, ma tu fai un po' come credi. Le degenti della Mater Domini mi rivolgono domande bizzarre. Ma da dove vieni te? Perché sei a questi menù? Ah, l'ha mandata mio figlio a prendermi per portarmi a casa. Ah, e t'ha visto la mia mamma? O c'è la Madonna, la mia mamma, che lei? In particolare mi colpisce Angela, una donna minuta costretta sulla carrozzella. Mi dice, sono qua da 4 anni, nessuno ha superato i 5. E sei proprio simpatica, sai. Le chiedo, signora Gabbiadini, di ricordare 4 parole. Gliele richiederò più avanti. Cane, casa, gatto, pane. Cane, casa, gatto, pane. A che serve, dottore? A niente.
le tenga a mente. Qui c'è scritto che ha solo una nipote di secondo grado, giusto? Che cosa fa? La vedo ogni tanto? Sì, Amelia, diciamo che lavora in proprio. E la vedo a Natale quando viene a trovarmi perché ci sono i regalini per lei e la bimba. Basta. Mi ha detto Sor Francesca che faceva... che è una famosa attrice di teatro. Mi scusi se non l'ho riconosciuta. Mi piace molto il teatro, sa, ma il tempo per andarci non lo trovo mai. Avendole deciso di vivere qui, dovrà cadenzare la sua giornata con gesti di routine, cioè organizzare ogni attività seguendo schemi sempre uguali per mantenere un ordine ben preciso nella sua vita. Almeno fin dove ne sarà possibile. Non è difficile, basta volerlo. Mi dice quelle quattro paroline che le avevo chiesto di ricordare? Quali paroline? Cane? No, mai avuto cani. No, perché no? Non si può facere questo. In data odierna si accoglie in regime di presidenzialità permanente e spontanea la signora Adriana Gabbiadini, nata il 18 giugno 1941. La degente non è sposata, non ha figli né parenti prossimi, a parte una nipote di secondo grado residente a Rocca Priora, vicino a Roma. È tranquilla, serena nell'espressione del volto, ma chiusa in se stessa. Lamenta la presenza di amnesie dovute, secondo la cartella clinica che la stessa ha portato da Roma e da me verificata, a un progressivo ricorso del morbo di Alzheimer. Soffre di alterazioni uditive, voci suggeritrici di comportamento con cui riferisce di aver imparato a convivere. Si riscontra inoltre deficit della memoria a breve termine. Firmato dottor Fiorenzo Dardini. Mi piace passeggiare per il parco, spingere la carrozzella di Angela fino al grande cancello sempre chiuso. E dice Francesca che ormai è diventata una mania per le degenti scappare una volta nel bosco, chi le trova più? E perché non fanno niente tutto il giorno? Recitano il rosario, guardano la TV. Io rifuggo dal salone della TV. Ho scoperto una saletta con una piccola biblioteca e tra i libri consunti uno in particolare attira morbosamente la mia attenzione. Anton Chekhov, antologia. E che strano però. Quando leggo i dialoghi dei giardini dei ciliegi, dopo le prime parole so andare avanti da sola a memoria. Una scoperta inquietante. E allora la tengo tutta per me, non lo dico a nessuno. La trovo bene rispetto alla visita precedente, brava. Da quando è qui non è mai uscita. Che ne dice di venire in piazza per un caffè? Mica una prigione, un po' di svago le fa bene. Sono solo due gocce, coraggio, vada a mettersi qualcosa e andiamo, giusto un'oretta, poi la riporto qui. Ah, buona questa crostata. Lassù si sta bene, ma queste cose mica te le danno. Cosa ci vuole fare una crostata così? No, ti danno quelli confezionati che sembra di mangiare a tancatuttole, a tutto proprio. Lo dica a sua Francesca. Francesca è una bravissima persona, ma in quanto a cucinare, un disastro. Sempre stata così fin da bambina, pensare che il babbo era pasticcere. Bene, si ricorda che cosa faceva il babbo di Francesca. Molto bene. Ma dove va? Il teatro è aperto. Sì, ma stanno lavorando. Vede, i tecnici trasportano dei bauli. Lasciatemi passare. Meglio se ci spostiamo. Venga, venga, Adriana, lasciamoli lavorare. Ha sentito? Domani c'è uno spettacolo. Che bifolchi, bestemmiano anche questi tecnici. Arrabbiata. Senta, quante siamo? Quante siamo? E come chi? Noi della materdonna. Ah, 21, perché? Me lo fa un piacere. Contra 21 biglietti per il teatro domani sera. Anzi no, 23 perché viene anche lei, Sor Francesca, eh?
Ma non credo che sia una buona idea. Le altre non capirebbero niente. Poi i costi. Va bene, non importa, va bene lo stesso, grazie. Ma se vuole l'accompagno io a teatro. Sentilo, questo qua va anche generoso adesso, una parodia di se stesso quest'uomo. Grazie, no, mi arrangio da solo. C'è un baule con dentro delle cose importanti. Me lo fai portare qui, per piacere? Dai, non mi dire di no, è solo un baule, poi vedrai. Yahoo! E così, mentre a Roma due operai trasportano il pesante baule dalla casa di via Rodi, da una Golf sgangherata scende la giovane Amelia, poco vestita e molto ondeggiante sui tacchi vertiginosi, eh. È mondo a portata sta roba. E desidera qualcuno? Chiede la portinaia. E no, sto cercando mi zia Ladini, ma che non la conosce? Sono due settimane che non mi risponde al telefono, mi sto preoccupando. Ma la signora è andata via già da un pezzo. Ah sì, però se questi due trasportano il baule vuol dire che lei ha le chiavi d'appartamento, che me le dà al momento che vado su da una controllatina. Mi spiace, non posso. La casa è stata data in donazione. In donazione? A chi? Non mi dico, sono impazziti. Disperata, Amelia risale sulla Golf dove l'aspetta il suo compagno, Tino, un improbabile sosia di Javier Bardem, nato e cresciuto alla Carmelita, che alla notizia dice: a casa in donazione, ma che è tutta? Il giavolo dalla casa in donazione gli è da solo il cesso. Ma che se può fare? Questa non capisce più un cazzo, si è fatta portare via a casa. Ma quanto vale sta casa? Ma che so, milione e mezzo, che se può fare? T'agita, eh? Avvia i patendono altri, dice, t'agita. Prende il telefonino dalla tasca dei jeans, rigorosamente strappati al ginocchio. Mo chiamo un amico mio, l'avvocato. C'ha pure un bel nome, Pater Nostro. I tre si incontrano. E dove sarebbe sta deficiente, come la chiamate voi? E chi so, dice Amelia, sarà al nord, re capace, no? Lei la trova, no? E Tino, ti rincalzo, dai, lacci una mano, che poi ce n'è pure per te. No, e poi un argomento che non tratto, quanto mi potete dare? Subito. Subito, dice Amelia, hai chiesto subito. E che sono 2.000 per cominciare la benzina, i viaggi, le cene. 2.000, nei coglioni. Ma insomma, la volete indietro o sta casa? No. E certo che la voglio, mi stanno pure sfrattando. E tu vado con tu, vaporella, sotto a Ponte Milvio. Ritornando al baule. Il baule arriva alla Materdomini. E viene trascinato nella mia camera, dove suscita la curiosità di tutte le donne, in particolare Francesca. Dai, apri, fammi vedere. Insomma, mi vuoi dire che non hai le chiavi? Che chiavi? E il giorno dopo ci pensa Fiorenzo. Tenaglia, cacciavite, apre questo baule. La meraviglia, Francesca grida, tutti i costumi, tutta la mia vita, tutto il mio teatro è lì
però Francesca accarezza i broccati, i capelli, le sciarpe, le sete, le scarpe, tutto, tutta la mia vita.